cittadini romani stanno perdendo freschezza. A denunciarlo è l'associazione Terra, che al mercato di Trieste ha presentato la ricerca Magna Roma. Secondo il rilevamento dell'organizzazione ambientalista, nella capitale sono attive 127 strutture mercatali con 5.000 banchi. Un migliaio di questi restano sempre vuoti perché non assegnati. Tra i 4.000 attivi, più della metà trattano prodotti agroalimentari, un centinaio di coltivatori diretti. Secondo Terra, tra le ragioni della sofferenza degli spazi commerciali collettivi urbani, la concorrenza della grande distribuzione e dei negozi etnici sempre aperti. I mercati rappresentano un punto di snodo fondamentale fra l'agricoltura romana e i cittadini, per questo vanno rilanciati e con il rapporto Magna-Roma abbiamo voluto proprio raccontare come è necessario innanzitutto rimettere subito a bando tutte le postazioni vuote e assegnarle in tempi utili. Dall'altra parte bisogna investire sui produttori locali e farli entrare nei mercati agevolandoli. Per noi produttori è importante il mercato perché è una finestra dove possiamo vendere i nostri prodotti, però le strutture ci servono, i parcheggi, altrimenti il mercato soffre. Tra le richieste dei clienti anche l'apertura pomeridiana.